Ciao ragazzi, buongiornissimo, benvenuti nuovamente su gamescore.it, sempre in compagnia del vostro Andrea Rockfort, che però è leggermente influenzato, in quanto non so se si sente dalla voce, ma ho un po' di raspetta in gola e un po' di raffreddore, però per il resto sembra come se mi fosse passato un autotreno sopra, ma va bene. E oggi ci troviamo a fare il video gameplay di Motorcycle Mechanic Simulator, un gioco di simulazione tipo, a me è venuto in mente Pimp My Ride, quello che facevano su MTV dove ti portavano nel mezzo, tu lo truccavi e uscivi tutto sweghetto, così. E praticamente il gioco è fatto, è già disponibile su Steam e dispositivi mobili, è stato fatto da Pyramid Games. Mentre è stato distribuito lo scorso 27 gennaio sulle shop di Nintendo Switch da Ultimate Games e lo potete acquistare a 6,99 euro. Allora, vediamo un po' come andiamo col mezzo. No, raga, oddio, ah, ecco. Allora, benvenuti. Allora, il primo vi fa vedere informazioni sul giocatore e il cache. Allora, il primo coso ci sta aspettando. Andiamo, vai. Allora, seleziona il primo incarico. Leggi quello che ti chiede il coso. Ma che è sto rumore, raga? Vabbè, oh. There's a loud scratch in the front of the bike when braking. Ok. Perché vado a me? Vabbè, giustamente. The motorcycle is in the workshop. Quindi selezioniamo la cosa con l'Y per inizia tutto. Ok. Sì. Allora, quindi le parti da riparare sono divise in due gruppi: sospensioni, motore, exhaust system, che non so che cosa sia, e il gruppo di visibilità. Ma infatti o cerco, insomma, vediamo che cos'è. Forse mi sembra tipo i materiali di scarto, una cosa del genere. Non lo so proprio perché, cioè, io non so manco come c'ho la patente. No, a parte gli scherzi, però diciamo non. Ah, ecco, l'impianto di scarico, ecco che cos'è. Va bene. Ok. E niente. Cioè, sono del tipo di persona che con la macchina, dico, basta che cammina e va tutto bene, insomma. Per spostarci dobbiamo andare su e giù, va bene, e vediamo un po'. Ah, beh, giustamente. Selezioniamo l'engine, allora quindi posso andare su e giù. Ah, no, beh, ZL, ZR. Beh, ma non è già selezionato la motocicletta, scusa, ma che voglio qua? Ah, ecco. Ah, e poi con. Ah, ecco qua. Vediamo un po' qua. Ah, quindi devo selezionare l'exhaust, cosa è il tubo di scappamento. Ah, così mi muovo una cosa a macchinuccia qua. Allora, proviamo. No, non si fa così. No, vabbè. Senti, scusa, io come ci vado là? Come la seleziono? Allora, in modo a muovere per arrivare gruppo là. Oh, calmate. Cioè, sto schiacciando tipo tutti i tasti. Oh, regà. Oh, sono riuscito ad arrivare tipo da qualche parte, non so come. Allora, andiamo qua. C'è qualche problema con i cose, ruota. Allora, let's see the information on the current repair. If the problem. Quindi, se sono state diagnosticate, vabbè, possiamo vedere qui sopra, insomma. Quindi, c'è un coso. Fa un bordello.
Sta modo e va bene. Kiko, io devo riparare sta macchina, ok? Ma non mi di... Raga, ma sta da vedere. No, vabbè. Cioè, io come ci sono arrivato là? Prima non era selezionata quella così verde, non mi ricordo. Boh, vabbè. Ah, ecco. Allora, this wheel needs to be replaced. Quindi, perché è rossa? Allora, quindi le parti che si possono lavorare sono verdi, quelle che devono essere riparate sono gialle. Ok. Ancora. Can replace them with new ones. Quindi le possiamo o rimpiazzare con delle nuove o le possiamo riparare. Ok. Ma io l'ho selezionata, ma che voglio? Sclero, ragazzi. Ah, ecco. Ok. Front wheel. Ok. Yeah. Ok, quindi nel prossimo caso posso ottenere un coso. Allora, remember in order to finish the repairs all the broken parts must be fixed or replaced. Ok. Posso comprare anche dei gomiti speciali, vediamo un po' là. Per ogni coso speciale otterrò delle monete. Per rendere già un po' più facile. Ok. Faccio schifo. Quindi posso anche prendere motociclette qua. Ah, posso andare anche nella parking area. Posso visitare anche lo store per migliorare le abilità. Qui è dove tengo le motociclette. Vabbè, già non mi ricordo più niente, raga. Non mi ricordo proprio più niente. Qua vediamo che ci stava. È vuoto, vabbè. Cioè, che devo fare, vabbè. Allora, che dite? Comincio a far pazzo qua? Dai, sì. È cortizio, vai. Allora, le luci davanti si accendono, sente delle vibrazioni nello scarico e c'ha dei problemi a picciarlo. Cambia modo, Kiko, cambia modo. Suppongo che tipo, vabbè. Allora, vai, ma gioco tanto, qua farà un bordello assurdo. No, no, aspetta, allora, vediamo con la I. Niente. Va bene. Ah, così. No, questo sta bene. Questo pure sta bene, mi dice. No, no. Ah, beh, io giustamente dopo. Allora, lui diceva che sentiva delle vibration. Allora, qua dovrebbe essere tipo mezzo rotto, no? Sì, vabbè. Ma che ne so io, regà. Oh, ah, devo prendere le chiavi queste qua, dai. Primo, no? Da 8, vai. Allora, quindi. Cioè, perché alla fine è simpatica pure come cosa, per carità. Ma io quindi ho cambiato, mica, cioè mica ho capito.
Oh. Pure questo devo fare. Boh. Regà, questo ci ho smontato tutto a questo. Regà, ci sto smontando tutto. Non so manco che sto a fa'. Oh signore. Ma questo viene pure a menà. Mi ha menato troppo brutto. Vabbè. Allora, poi che diceva, c'hai i problemi alle lucette qua. Questo è il problema, zio. Ti ho detto qual è il problema, sghi. Seguire la mano per riparare, insomma. Non so che sto a fare, però vabbè. Allora, questo sta a posto. Quindi upper silence, questo qua. Poi lower e questo. Non ci stava quello. Oh, no, ragazzi, sto a fare un casino qua con sta macchina, sta moto. Allora, poi diceva, no, questo non è. No, lui sta accendendo quelle davanti, mi sembra delle cose. Eccolo. Poi qual è il problema col coso, mi sembra? No, no, raga, ci sto smontando tutto questo. Oh signore, mi sento male. Oh, ok. No, beh, no. No, questo sta a posto. Sta tipo tutto da paura. Vabbè, pure qua sta tutto a posto. Pure quello dietro ci ho riparato tutto. Oddio, ma si sta scaricando pure a batteria. No, vi prego. Aspetta, non so quanto ce l'ho. Beh, se mi si scarica uso i controller là, vabbè. Allora, no, qua pure non. È questo. Perché altro non mi segnala, quindi. Allora, ah, eccolo qua. È il problem. Allora, questo ce lo rimetterei pure a questo, Sto di. Questo se no mi ammazza. Ci mettiamo pure questi. E questi mo li ripariamo. Che è quel coso, il cooler? No, oh. No, vabbè, su, dai. Facciamo il quick assembly. No, mi sa abbiamo risolto. Mi sa. No, è questo ancora, sto coso. Perché ce l'ho rimessi a tutti? No, ti prego, non mi di. Allora. Allora, cambiamo questo qui. No, aspetta, scusaci. Scusami. Allora. Ok. Ok. No, vabbè, non mi di, raga, che ci ho aggiustato a modo a questo. Non mi chiedete come ho fatto, raga. Raga, non lo so. Raga. Cioè, raga, sono arrivato pure a livello 2. Cioè, wow, madonna, raga. Oh, ho capito, mi sta scaricando la batteria. Infatti è morto il coso. Ho capito, scusa, vabbè. Ecco, devo usare un attimo i Joy-Con perché sennò. Ok. A posto, ok. Allora, a posto. Allora, vediamo un po'. Qua che ci sta? Vediamo un po'. Beh, mazza, guarda quanti compiti ci stanno qua da fa. Allora, questi qua.
Ehi, ciao ragazzette. Allora, questa che problema c'ha? No, no, no. Allora, vediamo un po'. Io volevo vedere tipo. No, il parking area is empty. Vediamo qua. Ah, qua le posso proprio comprare, però non c'ho i soldi. Ah no, sì, ce l'ho. E se provo a prendere questa, tipo. No, questa pure. Vabbè. Non so capire. Ah, cosa fa? Tipo una mezza asta. Sì, che bello. Però ci mancano i pezzi tipo là alla macchina, mi sembra. O no? Vediamo un po' che. Cioè, ragazzi, non so capire che sto a fare. Cioè, sto a fare tipo. Ah, ok. E. Ok. Va bene. Ok. Allora. Vediamo. Proviamo a fare l'ultima. Allora, quella che ci vuole di meno, ecco, questa qua, vai. Qui dice 1 minuto e 25, dai. Allora, the rear lights don't work, I feel vibration in the exhaust, I have problems starting the engine. Ok, ma tutti questi problemi, cioè, vedete, raga. Allora. Ok, iniziamo il lavoro perché mi sento proprio swaggetto, eh. Allora. No, che sto a fa, oh, che sto a fa. Allora, lei dice che c'ha i problemi alla rear, quindi lo leviamo. Poi ci sta il problema dove diceva, non mi ricordo, mi ricordo proprio. Ah, pure qua alla valve. Ah, dove. Ok, poi qua non ci stanno problemi. E poi diceva l'engine, no? Perché alle ruote mi sembra andava tutto a posto, quindi. No, qua non ci stanno problemi. Pure qua no, questo è quello che ho smontato prima, quindi. Vediamo qua. Ma eccolo qua, qua. A posto, vediamo un po'. E mo cominciamo. Comunque sto diventando tipo un mostro questo gioco, eh. Cioè sto diventando tipo Air Boss. Air King. Allora, che so. Ah, rear lights. Ok. Te la rimetto subito, ci. Poi abbiamo fuel tank. Ah no, beh, giustamente. Allora, abbiamo visto che ci sta RQ, no, no, no. Allora, sta air cooler. Ancora. Va bene. Allora, abbiamo visto che c'è questo che non funziona, quindi lo cambiamo. E ok. Ah, devo mettere prima il valve cover, che pure quello non funziona. Manco se t'ammazzi. No, raga, ho tolto. No, ti prego, no. Non mi dico, ho chiuso la mission. Ma stavo a fa. La stavo facendo, oddio. Ma non ho capito perché, ma. Oh. Dai, ecco, facciamo questo, vai, oh. Alla front lights on and on switch. The motorcycle pulls to the right. I could hear some kind of tap in the exhaust. The engine never starts after first try. Ok, quindi stai un po' incasinato con la moto, vezzi? Eh sì, stai proprio un bello inguaiato. Questa motoretta qua. Allora, quello non è. Allora, qua non ci sta nessun problema. Ecco, infatti. Io lo riparerei subito, almeno. Ok. E poi ci sta. No, quello andava bene.
Qua mi sembra aveva detto che ci sarà qualche problemino. No, non stava qua. Forse qua. Eccola, infatti. La vediamo subito al volo. Ok. E ah, ecco questo qua davanti pure, non gli parte Artizio. Ok, l'ho tolto l'altra volta. Ok, e ci stava un'altra cosa che non mi ricordo che aveva detto. Che mo lo cerchiamo. No, forse era la ruota, no, la ruota aveva detto che andava bene. Questo pure abbiamo cambiato, questo qua pure. Ah no, forse era questa davanti. No, non era questa. No, oh. Ah, ecco. Perché la prima ho sbagliato, quindi allora. Ancora. Allora, io voglio vedere praticamente qual è il problema qui, vediamo un po'. Allora, pa, no. Allora, questo non è. Questo potrebbe essere no, perché sennò lo direbbe subito. Allora, questa qua l'abbiamo vista all'inizio, non è un problema questa. Allora, questo ce l'ho sistemato, questo pure mi sembra, sì. Allora questa. Qua chi quei pezzi sono finiti, eh? Cioè, che te devo cambiare? Allora, se io voglio vedere. Cioè, io voglio vedere qual è. Ah, ecco. Ah, il cooler, ecco, l'engine, ecco. Ok. Non mi sto ricordando, ma è il problema suo, testo tizio. Ah, eccolo. Non l'avevo visto, ci. Ripariamo, ta ta ta. Guarda com'è pulito adesso. Yeee, ragazzi, sono diventato un king a sto gioco. Allora, io penso che possa bastare perché così con il gameplay, perché penso abbiate capito un po' come funziona il gioco. All'inizio, come avete notato, è un po' un casino perché si viene bombardati di informazioni e quant'altro. Però comunque non è difficile alla fine, perché c'è. Io pure che non me ne intendo assolutissimamente di macchine, motori, roba varia, cioè comunque è tutto guidato, quindi è tutto tranquillo, insomma. E adesso vediamo un attimo qui. Allora, vi faccio vedere la scheda sulle shop. Allora abbiamo Motorcycle Mechanic Simulator, vi ricordo è uscito lo scorso 27 gennaio sulle shop, è stato sviluppato da Pyramid Games, già disponibile su Steam, dispositivi iOS perché fa figo Android, no, iOS come dico io, e è stato distribuito il 27 gennaio da Ultimate Games. Sulle shop potete acquistare a 6,99€. Ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo, continuate a supportarci. Ciao, ciao.